Dal teatro alla musica, dalla polifonia alle arti figurative, dalla letteratura ai musei, per concludere con il cinema e la danza. Tutto è pronto perché si alzi il sipario sulla nuova stagione di appuntamenti targata Fondazione Guido d'Arezzo. È stato infatti presentato il cartellone condiviso che racchiude tutte le iniziative dei soci, un risultato che arriva a seguito di Dire Fare Cultura. Verrà distribuito in tutti gli esercizi commerciali, in tutti i ristoranti, i bar, gli alberghi, gli agriturismi, in modo tale da farne oggettivamente una veicolazione il più possibile capillare, e nella quale si vedono mese per mese, è uscito oggi il primo calendario condiviso di giugno, quali sono le attività culturali che si svolgono in questa città. Ad esempio a giugno abbiamo più di 80 eventi, il che significa che questa è una città viva, vitale, che è in grado non soltanto di trarre vantaggio dalle bellezze, chiamiamole residenti, Piero della Francesca, Cimabue, Vasari, ma soprattutto per quello che oggi viene prodotto in termini culturali a livello di mostre, a livello di teatro. Ricordiamo Arezzo Crowd Festival, che inizierà addirittura alla fine di maggio. A livello musicale ricordiamo il bel concerto che organizziamo per la festa del 2 giugno, in modo da renderlo perfettamente gratuito anche grazie a un contributo di UbiBanca. Ma ecco, Fondazione Guido d'Arezzo diventa il veicolatore istituzionale dell'offerta culturale aretina. È un grande regalo per la città, sono 38 eventi gratuiti dal 30 maggio al 2 giugno. Ci saranno mostre di arti visive, fotografia, pittura e fumetto, ci saranno incontri letterari, spettacoli e performance in strada e nei teatri dei nostri partner, e soprattutto ci sarà il Young Theater Contest. Il contest è un concorso per compagnie di professionisti emergenti a cui vi invitiamo tutti, tutte le sere, dalle 21 al teatro Pietro Aretino di Via della Bicchieraia.